Di questo gruppo. È uno strano destino di questo gruppo perché nasce ideato con un direttore della Caritas, Don Enrico. Se vi ricordate, perlomeno chi c'era all'inizio, le prime lettere arrivavano da parte di Don Enrico. Poi è stato battezzato, dire, da Don Ben, e adesso che stiamo arrivando alla maturità, ecco Giustino, e quindi abbiamo questi tre direttori, non è da tutti, passare attraverso tre direttori Caritas. Quindi do la parola subito a Giustino per una sua presentazione e per un saluto. Grazie molte, Salvatore. Ma io vorrei anzitutto rivolgere un saluto affettuoso a tutti voi, e chiaramente un ringraziamento anche per la vostra presenza a questo incontro, no? Reti di prossimità per la salute, un'iniziativa appunto promossa dalla Caritas Diocesana. Si svolge in collaborazione, questo è importante, con l'Ufficio di Pastorale per la Salute, coinvolge numerose parrocchie che promuovono servizi nell'ambito sanitario. Certo, rincresce a tutti noi, no, che la pandemia ci costringa ancora una volta per le necessarie misure a incontrarci solo a distanza, ma in ogni caso, seppure online, credo che sia un incontrarci molto sentito. Ecco, lo coglievo anche dal tono dei saluti pre-riunione, ecco, quindi questo mi fa molto piacere. Io vorrei rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare alla dottoressa Edith Aldama, che poi interverrà, a Monsignor Paolo Ricciardi, è impegnato il nostro vescovo delegato, no, del Centro per la Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma, è attualmente impegnato nella riunione del Consiglio Episcopale, poi ci raggiungerà. Lui concluderà il nostro incontro. Naturalmente anche a Don Carlo Abbate, direttore dell'Ufficio Pastorale Salute. Vorrei dare anche un ringraziamento particolare a Salvatore Geraci, responsabile della nostra area sanitaria, alla dottoressa Giulia Civitelli, agli amici dell'equipe che con lui seguono anche questo importante filone di servizio e di testimonianza. E poi questa per me è la prima occasione per conoscere diversi di voi e incontrare anche diverse realtà delle comunità parrocchiali che portano avanti, animano un'opera segna, anzi delle opere segna, per rispondere proprio alle esigenze di cura e di tutela sanitaria, soprattutto le persone più fragili ed emarginate che vivono nel contesto territoriale delle vostre realtà parrocchiali. Quindi è un'occasione a cui ci tenevo in modo particolare per ringraziarvi di cuore per la vostra testimonianza, direi soprattutto per il servizio discreto ma sostanziale che svolgete nelle vostre rispettive comunità, soprattutto parrocchiali. È un grazie non di circostanza. Tra l'altro, servizi che vanno avanti, no? Anche con difficoltà, ma vanno avanti da ormai anche 2 anni, no? Di pressione legata alla pandemia. Quindi anche questo è un aspetto credo che sia importante. Ma è un ringraziamento non di circostanza per il semplice motivo che voi siete coloro che animano, che rendono possibile alle opere segno queste opere segno e che danno una testimonianza concreta, sostanziale, di attenzione, di vicinanza, di prossimità della Chiesa di Roma e della comunità cristiana a chi è solo, a chi spesso non ha familiari o conoscenti su cui poter contare, a chi vive in condizioni di disagio economico e sociale, perché purtroppo è capitato in questo periodo che diversi abbiano perso il lavoro, qualcuno la casa e alcuni. Mi sentite adesso? Scusa, non so a che punto è andato via l'audio, non so per quale motivo. Quindi questo ringraziamento è rivolto proprio, ripeto, alla sostanzialità del servizio che state portando avanti. L'amore del Cristo infatti ci possiede, no? Come dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5. Ed è appunto l'amore per Cristo e per le nostre sorelle, i nostri fratelli, per gli ultimi e i poveri, che certamente anima i servizi sanitari che ciascuna delle vostre comunità parrocchiali offre, noi a livello diocesano, voi a livello soprattutto di comunità parrocchiali. E come il buon samaritano avete avuto e avete
ogni giorno uno sguardo attento alle difficoltà delle persone che abitano nei vostri quartieri e avete deciso di chinarvi su chi è bisognoso innanzitutto di essere visto, di essere riconosciuto come persona umana, di essere ascoltato e di ricevere, direi, soprattutto quella piena dignità come persona, prima ancora che di essere curato. Il cammino sinodale, il servizio che offrite, credo che si inserisca molto bene, perfettamente nel cammino sinodale che il nostro Vescovo Papa Francesco ha avviato ufficialmente nel mese di ottobre 2021. Nell'incontro del 18 settembre, sempre il 2021, il Papa incontrò la diocesi di Roma e già lì ci fornì degli elementi molto importanti. Ma nell'occasione, in occasione dell'apertura, mi pare il 10 ottobre fosse, ufficiale di quel percorso, lui ci disse, cito testualmente, fare sinodo significa camminare sulla stessa strada, insieme, incontrare, ascoltare, discernere, tre verbi del sinodo. Questo io lo sottolineo perché i servizi di tutela e cura della salute che voi offrite e in cui negli ambiti della vostra realtà parrocchiale possono essere davvero un'importante occasione di incontro, di ascolto, di dialogo, di discernimento, appunto nel contesto del cammino sinodale. Un percorso sinodale per il quale la Caritas di Roma sta coinvolgendo, come potrete constatare, ecco, andando un po' anche sul nostro sito, no? C'è un apposito spazio dedicato al cammino sinodale. Ecco, noi stiamo cercando di coinvolgere gli ospiti, gli operatori, i volontari delle diverse opere segno. Pensa agli ostelli, ai centri di ascolto, di accoglienza, negli empori, il poliambulatorio, le mense, che sono presenti nelle diverse zone della città. Ecco, io credo che noi ci dobbiamo aiutare a far sì che nei nostri servizi e nelle nostre comunità parrocchiali si dia finalmente molto spazio non solo alle cose da fare per i poveri, ma soprattutto al cammino da fare con i poveri, attraverso l'incontro e soprattutto attraverso l'indispensabile loro ascolto, per capire attraverso la loro voce, anche attraverso i loro sguardi, e con l'aiuto dello Spirito Santo, dove il Signore ci vuole condurre, quale strada dobbiamo prendere come Chiesa per compiere la sua volontà. Un terzo punto è quello che io ho chiamato il necessario discernimento. Occorre infatti, come ci esorta Papa Francesco, avere anche cuore e mente sempre aperti al discernimento. In questo caso sul nostro operare in ambito sanitario. Noi ci troviamo nel contesto di una lunghissima e progressiva desertificazione delle prestazioni e dei servizi sanitari. Un processo che è clamorosamente stato confermato da ormai 2 anni di pandemia, da Covid-19, e che colpisce in particolare le persone fragili, non solo dal punto di vista economico. Può essere scontato, no? La fragilità dal punto di vista economico, ma questa fragilità a volte non ha a che fare solo o tanto con la dimensione economica. Ecco, noi, spinti dallo zelo cristiano, dal desiderio di aiutare il prossimo, dobbiamo evitare di cadere nella tentazione che il nostro agire sia solo un fare la carità, rischiando così, da un lato, di dare per elemosina ciò che spetta per diritto, e dall'altro, di pensare di poter fare da soli quello che come minimo spetterebbe ad altri, spetterebbe alle istituzioni pubbliche. Ecco, non dobbiamo dimenticarci, mentre ci si prodiga giorno per giorno per cercare di fare direttamente qualcosa, ebbene, non dobbiamo dimenticarci che la salute è un diritto che la nostra Costituzione riconosce e garantisce come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 32 della Costituzione al primo comma cita testualmente: la Repubblica Italiana, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. E se è vero che in materia di sanità e assistenza, da un lato è urgente l'esigenza di sostenere le famiglie e contrastare la rinuncia a prestazioni essenziali, dal nostro
Dall'altra parte, il nostro operato nei servizi agli ultimi e ai poveri deve essere proteso. Qui riprendo Dotti e Rapaccini, un bel libro, L'Italia di tutti, di vita e pensiero del 2019. Loro dicono che il nostro operare ai poveri deve essere proteso a rispondere ai bisogni emergenti, promuovendo nuovi modelli di servizio, tanto nella sanità, pensiamo alla gestione del personale, alla continuità della salute, quanto nell'assistenza, no? Pensiamo ai servizi qualificati domiciliari. Ecco, mentre cristianamente ci si china verso il prossimo bisognoso di ascolto e cure, ci dobbiamo aiutare ad essere vigili, ad evitare il rischio di sostituirci alle competenze e alle responsabilità che competono alle istituzioni pubbliche, allo Stato, nell'erogazione di servizi e di prestazioni sanitarie anche alle fasce di popolazioni più fragili. Non possiamo fare da soli. Non siamo in grado di aiutare concretamente tutti e non possiamo sentirci in colpa per questo. Il nostro essere in ambito sanitario può essere al massimo il segno di una direzione da prendere, di uno stile, di un modo di essere prossimi ai molti scarti delle nostre società che dovrebbe essere assunto quella direzione dalle autorità pubbliche. E il principio di sussidiarietà orizzontale, l'articolo 118 della Costituzione, l'ultimo comma, per vostra fortuna non lo leggo, andrebbe esercitato come realtà ecclesiale nell'ottica di affiancare, di cooperare, però nella chiara distinzione di ruoli e di responsabilità con le istituzioni pubbliche, per sostenerle. Qui cito l'enciclica Centesimus Annus di San Giovanni Paolo II del 1991. Lui dice: per sostenerle in caso di necessità e aiutarle a coordinare la propria azione con quella delle altre componenti sociali in vista del bene comune. Grazie ai servizi di cura e tutela della salute che voi animate, ciascuno di voi può contribuire attivamente al compito prevalente che San Paolo VI nel 1972 assegnò alla Caritas in occasione della sua costituzione, quello cioè di svolgere una funzione pedagogica, di promuovere l'animazione della carità per far crescere e maturare comunità sempre più solidali e attente ai poveri e agli ultimi. Quindi, e sto concludendo, non si tratta di fare di più in pochi, ma di sensibilizzare, responsabilizzare e coinvolgere maggiormente anzitutto le nostre comunità ecclesiali e gli ambienti di vita e di lavoro dove siamo collocati, cercando di informare gli altri sulle possibili iniziative di solidarietà in parrocchia e sul territorio. Occorre far conoscere i servizi e i diritti ai quali possono accedere anche i poveri, le persone fragili, sole ed emarginate. Occorre parlare di tutto ciò in accordo con i rispettivi parroci, in occasione di certe celebrazioni liturgiche, con i catechisti, con i ministri straordinari dell'Eucaristia, con gli educatori, penso ai gruppi scout, e gli animatori, con i diaconi permanenti, con le suore, con le persone consacrate, eccetera. La collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale della Salute in questa cornice è particolarmente importante e necessaria. Una collaborazione che mi auguro davvero sempre più stretta, anche nei territori, tra le comunità parrocchiali della Caritas e la pastorale appunto della salute della diocesi. Io penso solo a quanta ricchezza in termini di ascolto e di servizio alle persone, alle famiglie più fragili, potrebbe scaturire da un rapporto più diretto con i cappellani ospedalieri, con gli ospedali, le strutture sanitarie, le cliniche che stanno nei vostri rispettivi territori. Pensa ancora ai rapporti più stretti con la rete dei volontari, che più di molti altri sono prossimi nei luoghi di sofferenza, della malattia, nelle corsie dei nostri ospedali, delle varie strutture sanitarie. Insomma, quello che io davvero auspico, se c'è una divisione a compartimenti stagni, perché la carità non ha compartimenti stagni. Papa Francesco ci dice che la carità è integrale, è materiale, è spirituale, è intellettuale. E quanto sarebbe importante allora incontrarci, conoscerci di più,
sostenerci di più reciprocamente, anche per curare e nel caso sollecitare insieme i rapporti con i servizi sanitari territoriali, per attirare la loro attenzione ai bisogni specifici delle fasce più povere e disagiate della popolazione, ricordando che i malati non sono numeri o malattie, ma sono esseri umani, e cercare insieme a loro, ai servizi sanitari territoriali, soluzioni adeguate e strade percorribili per garantire a tutti una piena tutela del diritto alla salute, l'accesso ai servizi territoriali e ancora prima il rispetto della dignità di ogni persona e di ogni vita umana, a tutte le età e in tutte le condizioni. Io vi ringrazio molto per l'ascolto, temo di avervi rubato troppo tempo, vi auguro buon lavoro e mi scuso con voi tutti, in particolare con il Vescovo Ricciardi, se non potrò trattenermi fino alla conclusione dei lavori, perché alle 11:25 dovrò allontanarmi per intervenire a nome della Caritas diocesana all'audizione pubblica sul piano freddo convocata della Commissione Politiche Sociali del Comune di Roma. Grazie e un saluto e un abbraccio fraterno. Grazie, grazie Giustino. Devo dire che il tuo saluto non è stato un saluto, è stato un documento programmatico per i prossimi mesi ed anni di questo lavoro da fare insieme. E sicuramente ci torneremo con le prossime, anche i prossimi incontri, le prossime riunioni. Grazie veramente. Il menù della giornata è un menù abbastanza intenso. Adesso possiamo veramente iniziare, no? Dopo che Giustino ci ha dato la cornice su cui dobbiamo attivare o perlomeno ridefinire il nostro impegno. A me la parola che più mi sollecita sicuramente è quella del discernimento, perché noi abbiamo iniziato a fare questo tipo di progettualità appunto qualche anno fa. Se faccio vedere delle diapositive per essere più rapido, eccole qua, non so se riuscite a vederle. Questo è il settimo incontro, è il secondo in termini di pandemia. Noi abbiamo iniziato nel 2018 con degli stimoli generici. Qui ho messo le parole chiave che un po' avevamo in quel periodo, appunto quando abbiamo deciso insieme a Don Enrico di ragionare su questo tema, perché storicamente il binomio povertà e salute sono strettamente intrecciato. In genere, storicamente, la parte problematica è stata mitigata dalla famiglia, dalla comunità, dalle politiche sociali, dalle politiche sanitarie. Ecco, semplicemente facendo questo elenco capiamo le criticità che ci possono essere oggi, sia in termini di famiglia, sia in termini di comunità, sia in termini di politiche. Le parole chiave con cui abbiamo cominciato a ragionare erano quelle del diritto, dell'equità, dell'universalismo, della responsabilità, della partecipazione. A queste possiamo aggiungere che le altre che anche Giustino ha detto. E lo scenario allora, eravamo in epoca pre-pandemia, stavamo uscendo da una crisi economica abbastanza pesante, ma ancora c'erano i segni molto tangibili di una crisi economica e sociale, di un cambiamento di paradigmi, di un aumento delle disuguaglianze, dove bisogni e desideri si incrociavano a volte senza nemmeno riuscire a distinguerli l'uno con l'altro. Ecco, in questo scenario abbiamo deciso di incontrarci. Non so chi di voi era presente in quel periodo, e l'abbiamo voluto titolare questa progettualità da fare insieme proprio come rete, una rete di prossimità. Adesso la parola prossimità va molto di moda, no? Sapete anche nel piano nazionale di ripartenza e resilienza, la prossimità, la parte sanitaria è tutta legata con due parole che sono due parole, direi, che ci appartengono come tradizione, che è comunità e prossimità. Ecco, in epoca non sospetto, noi abbiamo proprio chiamato questo gruppo, questo percorso, una rete di prossimità. Tra l'altro, i materiali di tutti gli incontri fatti, e metteremo anche quelli di oggi, li potete trovare nel sito. Abbiamo una pagina dedicata proprio dove potete trovare anche tutto quello che abbiamo fatto nel passato. Sono state fatte degli incontri, il primo a dicembre del 2018. Adesso non entro nel merito, anche perché potete trovare, però quel primo incontro servì a capire quello che volevamo fare, come volevamo trovarci.
E una cosa che emerse era quella di avere un linguaggio comune, quello di avere delle competenze che potevamo in qualche modo trasferirci l'un con l'altro, prima ancora di vedere cosa facevamo e come lo facevamo, cioè avere effettivamente delle chiavi di lettura comuni sia al fenomeno della povertà, sia dei temi sanitari, sia delle persone che incontravamo. E così abbiamo cominciato a lavorare. Vedete, questo è il terzo incontro fatto a maggio del 2019, ancora a ottobre 2019. Ci eravamo dati una cadenza non troppo serrata, ogni 4 mesi di fare un incontro, proprio perché era un percorso di formazione che nulla voleva togliere chiaramente all'impegno che ognuno di noi aveva nel proprio territorio. Ecco, ad esempio questo del 2 ottobre, che fu molto sentito, si lavorò molto sul tema della salute mentale, no? Sull'accesso ai servizi sanitari dedicati alla salute mentale. Ed ancora a gennaio ci siamo nuovamente incontrati, proprio ragionando di povertà. Era appena uscito uno dei rapporti Caritas sulla povertà a Roma, e fu un incontro anche questo molto sentito, perché era stato lanciato proprio dalla CEI, dalla pastorale della salute della CEI, e ripreso dalla diocesi anche l'infermiere di comunità in parrocchia. Quindi un'esperienza che poteva essere estremamente interessante, e noi volevamo capire. Sono venuti proprio i responsabili di questa progettualità, sia da parte del servizio pubblico sia da parte della diocesi, a raccontarci quello che si voleva fare. E poi Covid blocca tutto, chiaramente. Adesso non stiamo qui a ricordare tutto quello che è successo, e con fatica riprendiamo. Noi, come vedete, passa un anno e mezzo di fatto dall'alto da quell'incontro. Ci siamo ritrovati a distanza, nuovamente, ad aprile dell'anno scorso. E il tema chiaramente è stato il tema Covid, quindi come accogliere in sicurezza. Come poter garantire il vaccino per tutti? Sembra passato, sono passati anni luce, no? Ma in realtà era meno di un anno fa in cui facevamo questi ragionamenti. Decidemmo anche di fare una sorta di indagine nelle parrocchie per capire effettivamente in tempo di Covid quali potessero essere le sfide che ci interrogavano di più, quali potevano essere le opportunità, le fatiche, insomma, come rilanciare la rete. Insomma, abbiamo provato a costruire, alla luce di quello che vivevamo, una nuova progettualità. Ma il Covid ci ha ritravolto, no? Perché le varie ondate, lo vedremo dopo, e in particolare anche il momento dei vaccini, che poteva essere un momento estremamente positivo per le persone più fragili, in realtà, come vedremo dopo, è risultato molto complicato proprio per le persone più fragili, ed ancora oggi lo è. E quindi, tutto sommato, anche lì ci siamo un pochettino nuovamente rallentati, per arrivare appunto ad oggi. Noi chiudemmo quell'incontro dell'anno scorso con questa frase del Papa, che a me piace richiamarla, così proprio per riprendere da dove ci siamo fermati, ed era sull'indifferenza. Diceva Papa Francesco nell'udienza a Pasqua del 2000, anzi nel messaggio Urbi et Orbi nel 2020: non è questo il tempo dell'indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell'affrontare la pandemia. Non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli, che popolano la città, le periferie di ogni parte del mondo. Non facciamo loro mancare i beni di prima necessità. Quello era il problema di quel momento: non mancavano proprio i beni di prima necessità, più difficili da reperire ora che molte attività sono chiuse, come pure le medicine, e soprattutto la possibilità di un'adeguata assistenza sanitaria. Quindi il Papa anche aveva sottolineato questo aspetto. Ecco, lì questo è quello dove ci siamo fermati, e da dove ne riprendiamo. E come riprendiamo oggi? Oggi abbiamo due momenti importanti. Il primo, più di Aria Caritas, chiamiamola così, e cioè insieme ad Alberto Colaiacomo, a Raffaella Esposito e a Giulia Civitelli, faremo un po' il punto sui rapporti che sono usciti nell'ultimo anno sulla povertà a Roma,
Anche su quella famosa indagine sulle parrocchie, no, che ho citato prima. Giulia ci racconterà quello che abbiamo vissuto noi anche in ambulatorio in questo periodo. L'ambulatorio della Caritas non è stato mai chiuso, nemmeno durante il periodo di lockdown più serrato, no? Quando dovevamo stare tutti a casa. Noi abbiamo scelto invece di stare sotto la stazione tecnica, di fatto, per accogliere le persone più fragili. Qualcosa ci racconterà Giulia. Il secondo momento estremamente importante di questa mattinata è proprio l'incontro con l'Ufficio Pastorale della Salute e abbiamo chiesto a Don Carlo, che è il vero animatore della Pastorale della Salute a Roma, di raccontarci una progettualità che stiamo provando a fare sulla formazione, o meglio, che loro già stanno facendo sulla formazione, sui temi legati alla Pastorale della Salute, ma che vogliamo in qualche modo sempre di più mescolare ai temi dell'impegno contro la povertà. E per dire un esempio di come dire, sofferenze nascoste, invisibili, ma che sono presenti, abbiamo chiesto ad Edith Aldama, un'infermiera, una persona estremamente impegnata nella pastorale della salute, ma nella società in genere, di raccontarci un'esperienza, cioè un'attenzione al dolore cronico, che peraltro proprio in questi ultimi mesi ha portato anche un'attenzione istituzionale, no? Quindi c'è qualche anche buona notizia. E questi sono i due punti più importanti. Se ci sarà tempo, vi farò un aggiornamento sul tema della pandemia da SARS-CoV-2, in particolare quello che si sta muovendo a Roma in termini di possibilità di vaccinare, perché siamo chiaramente ancora in tempo di vaccino per le persone più fragili. Quindi ci sarà uno scambio tra di noi e poi arriverà, penso che ci sarà Monsignor Paolo Ricciardi per concludere questo incontro. Sì, è un incontro molto verticale, devo dire, no? Nel senso l'abbiamo pensato e ve lo stiamo in qualche modo somministrando, ma è il modo per rompere, per, come dire, riprendere dei contatti, riprendere un cammino insieme, sperando che il prossimo incontro, da fare magari in primavera, lo potremo fare finalmente di presenza. Allora lì sì, possiamo ridefinire tutta una serie di cose, ma intanto condividiamo dove siamo arrivati. Ecco, questo è un po' l'approccio. Detto questo, io darei, penso che sia Alberto il primo a iniziare a parlare. Alberto, non ti vedo, ma ci sai, ecco lì, ci sei. Quindi ti do la parola per dirci, ma che cos'è successo in questo periodo di pandemia, a Roma? I poveri ci sono ancora? Un attimo, ecco, inserisco le slide e do una comunicazione di servizio che ho dato prima, proprio per consentire la registrazione. Io ho bloccato i microfoni di tutti, soltanto i relatori l'avranno accesso e poi li lasceremo liberi perché altrimenti le persone che entravano si sarebbero sovrapposte. Ho fatto caso a una cosa che non ricordavo bene, ma esattamente qualche settimana prima dell'inizio della pandemia c'è stato l'incontro, no? Il penultimo incontro della rete e si è presentato un rapporto, uno dei rapporti povertà. Ecco, ed era un rapporto che noi avevamo chiamato gli equilibristi della povertà, perché presentava una situazione in cui si diceva che a Roma è molto molto semplice essere o finire nella povertà. C'era una larga fascia di popolazione che tecnicamente, secondo le misure che venivano utilizzate dalle indagini statistiche, non potevano essere considerati poveri, ma che, detta come uno dei nostri colleghi ricercatori che ha scritto nel rapporto, tiravano a campare, cioè bastava pochissimo una spesa imprevista, e questo della spesa imprevista è un indicatore che poi tornerà nei successivi rapporti perché è un indicatore messo tra gli indicatori del BES, dell'indice di benessere sociale utilizzato sia dall'Istat che dal Ministero dell'Economia per le loro indagini più recenti. Ecco, bastava una spesa imprevista per poter far arrivare la persona o la famiglia nella fascia dei poveri. Da quel rapporto noi come Caritas,
con il supporto dell'Ufficio Studi e Comunicazione, ma soprattutto dalle aree, le due aree che sono oggi qui presenti e organizzano l'incontro, l'area sanitaria e l'area comunità e territorio, abbiamo sviluppato altri tre rapporti, di cui due pubblicati. Uno è questo che vedete qui come in questa copertina, e l'altro è quello di cui parlerà Giulia. E successivamente, tra qualche settimana, vi darò una piccola anteprima anticipazione, pubblicheremo il terzo, sempre della collana Un punto di vista, cioè si parte da quello che abbiamo rilevato nei nostri centri, servizi, nelle parrocchie, per poter parlare della povertà incrociando questi dati con quelli che sono i dati più o meno ufficiali, dati da altre organizzazioni, sia istituzionali che private. Allora, che cosa è stato questo periodo da quell'ultimo rapporto? Un attimo che metto in modalità presentazione. Ecco, è in modalità presentazione adesso? Perché non è il mio computer. No. Allora, forse così. Ecco. Adesso sì. Sì, adesso è presentazione. Ecco, che cosa è avvenuto in questo periodo? Nello scenario internazionale vediamo che ormai tutti gli enti, con i dati e le stime al 2021, anche perché sono le stime più attendibili, quelle fatte non alla fine del 2021, cioè a tre settimane fa, ma all'inizio del 2021, abbiamo tutte le stime e gli indicatori all'inizio del 2021, ci dicono che c'è stata una crescita della povertà. La Banca Mondiale parla di 100 milioni di persone nel mondo che possono considerarsi in povertà estrema, oppure la FAO, 130 milioni di persone che soffrono la fame cronica. Altri indicatori più o meno confermano questo. Quello di UNICEF Save the Children ci dice che di questi 130 milioni, più della metà, 86 milioni, consideriamo che sono stime che hanno indicatori diversi, però sono bambini, quindi sono la fascia di minori ad avere questi, a soffrire di più questi effetti della pandemia dal punto di vista della fame e della povertà estrema. Cosa è avvenuto in Italia? Sempre i dati al 2021 dell'Istat ci parla di 5 milioni e 600 mila persone in povertà assoluta, cioè il 9,4% della popolazione. 1,5 milioni sono immigrati. Diciamo questo però con un'avvertenza, che questi dati si riferiscono ad un periodo in cui erano ancora nel pieno, sia come effetti sia come stanziamenti, le misure, gli ammortizzatori sociali e tutte le misure messe come sostegno alle persone fragili. Misure che abbiamo visto nel corso del 2021 sono gradualmente diminuite e che diminuiranno ancora di più nel corso di quest'anno, sostituite da misure, il cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che puntano più sugli investimenti sociali, quindi non vanno più come sussidio diretto, ma puntano a far crescere, a diminuire la povertà, accrescendo il prodotto interno lordo attraverso degli investimenti e dando lavoro. Ma gli effetti, soprattutto per chi vive la povertà estrema, non saranno immediati, si avranno nel corso del tempo. Quindi noi rischieremo di avere, questo e il prossimo anno, delle persone, la povertà estrema che aumenterà. Tra questi, i nuclei familiari, l'incidenza dei nuclei familiari è del 7,7%, e anche qui tra i nuclei familiari la maggior preponderante, una fascia preponderante, più di un terzo, riguarda le famiglie straniere. E anche qui i minori sono 1.337.000 tra quelli che sono in povertà assoluta. Vediamo che l'incidenza dei minori, cioè degli under 18, sulla povertà assoluta è del 13,5%, mentre l'incidenza degli anziani e degli over 65 è solo del 5,4%. Questo perché? Perché con il sistema di welfare italiano, i redditi garantiti, i redditi fissi che ci sono stati in questo periodo, e mi riferisco soprattutto alle pensioni, sono rimasti e hanno tutelato le persone più anziane.
gli altri redditi, quelli che si sono persi, riguardano la fascia più giovane della popolazione. Dati che abbiamo incrociato anche con il rapporto della Caritas nazionale, in cui dice di questi non, insomma, non sono numeri che possono confrontarsi così, però per grandi linee, se 5 milioni e 600 mila sono le persone in povertà assoluta, possiamo dire che nel corso del 2020, quindi all'inizio del 2021, in un anno 1 milione e 900 mila persone sono entrate in contatto con le reti delle Caritas diocesane e parrocchiali in Italia. Il 44% di queste lo ha fatto per la prima volta, quindi erano persone sconosciute che si sono rivolte a questi centri per la prima volta. Il 27,5% sono invece i cosiddetti poveri cronici, cioè sono in carico e conosciuti da questi servizi da oltre 5 anni. Che cosa è stato l'impatto a Roma? Dal punto di vista economico ci diamo solo alcune indagini. L'indagine Excelsior fatta dall'ufficio studi, insomma, di Confindustria, e il 22% delle aziende del Lazio ha ridotto il numero di dipendenti rispetto al 2019. Quindi anche chi ha continuato l'attività lo ha fatto con un numero di dipendenti diversi e ancora adesso. Mentre gli inattivi sono passati all'8,2%, con un dato che è tre punti superiore alla media nazionale. A Roma in particolare la pandemia ha accentuato quelle che abbiamo chiamato le disuguaglianze. Camera di Commercio ci dice che un'indagine campionaria fatta tra i loro iscritti ritengono che ci sia stato un impoverimento della città, una riduzione permanente dei flussi turistici. Qui la parola permanente, il turismo a Roma, quando si parla turismo si dice anche ristorazione, è una delle voci più importanti del prodotto interno lordo della città e anche della regione. Quando si dice permanente significa che moltissimi hotel e ristoranti sono chiusi, hanno scelto di chiudere. I negozi a rischio chiusura nel corso del 2021 erano 26.000 e quindi questo ci dice quello che è l'impatto sull'economia con i dati che sono ancora parziali perché sono indicatori fatti attraverso dei sondaggi. Quello che abbiamo invece dalle indagini ufficiali è un quadro che è precedente al Covid per capire poi quello che è accaduto in questo periodo. Quando è arrivata la pandemia, che città ha trovato? Perché Roma non è diventata povera all'improvviso. Roma, già 2 anni fa, all'inizio di questa ondata, aveva il 9,4% il 9,4% della popolazione che si trovava nell'impossibilità di affrontare spese improvvise, quell'indicatore che dicevo prima. Significa che bastava pochissimo, erano i famosi equilibristi, che queste persone diventassero povere. E spesso questo pochissimo era un mutuo che non si riusciva a pagare, una spesa in più. Abbiamo visto per molti era l'auto che rimaneva guasta. Poi, con le misure che abbiamo attivato, vedo sono collegate Daniela e Giuliana che hanno lavorato al Fondo Gesù Divino Lavoratore, questi imprevisti li conosciamo non solo per nome e cognome delle persone che si sono rivolte, ma anche l'esempio che faccio sempre è quello della signora che lavorava facendo le pulizie e ha avuto un guasto alla macchina e non poteva nemmeno più andare al lavoro, non solo non poteva riparare la macchina, ma non poteva più lavorare. C'era già prima del Covid la situazione della grave crisi abitativa che riguardava il 7% dei romani e il 28%, il 27,8% di persone che viveva in situazioni di sovraffollamento.
e complessivamente la quota di popolazione a rischio povertà era il 18%. Poi c'era una disparità nei redditi dei romani, perché oltre il 40% della popolazione aveva redditi inferiori ai 15.000 euro. Così pure c'erano 35.780 domande per reddito di cittadinanza. Tutti questi numeri sono aumentati nel corso dell'ultimo anno, come anche sono aumentate le misure di sussidi che sono state messe a disposizione. Però quello che ci viene dalla prima chiave di lettura per poter avere un riferimento su quello che è accaduto, lo abbiamo messo in termini di giustizia. Perché? Perché già possiamo dire che a distanza di 2 anni, e seppur con dati parziali riferiti solo al primo anno, che i più colpiti dalla crisi sono state le persone che già non avevano i diritti. Cioè erano persone che già vivevano nel mercato del lavoro in modo precario oppure in modo irregolare, o persone che avevano l'abitazione già in modo non idoneo, quindi con contratti di affitto in nero, e non sono stati tutelati dal blocco degli sfratti, ma sono stati mandati via, o che vivevano in situazioni precarie. E, oltre a questo, le persone meno aiutate sono state quelle che avevano più bisogno. Lo abbiamo osservato successivamente su quello che è stato l'osservatorio sui diritti, il manuale dei diritti di cui vi parlerò in seguito, perché paradossalmente quando sono state messe le prime misure di aiuto, che erano i buoni alimentari, i buoni affitto, il reddito di emergenza, chi ha potuto usufruirne, e spesso ed erano misure che chi prima presentava domanda, soprattutto per i buoni alimentari, prima riceveva, ed erano misure a esaurimento, quindi chi la presentava in ritardo non riceveva niente, non erano graduatorie fatte per, in base alle necessità. Ecco, abbiamo visto che le persone che non riuscivano ad accedere a questi servizi erano quelle che ne avevano più bisogno, anziani soli, persone che avevano una cultura medio-bassa, che non utilizzavano telefoni e smartphone per poter presentare domande, che non avevano lo SPID, che non avevano accesso a questi strumenti. Il terzo punto è che l'emergenza ha messo in secondo piano tutte quelle situazioni già molto critiche che erano gravi e presenti prima della pandemia. Pensiamo a quello che era la situazione dei senza dimora, pensiamo a quello che era la situazione dei rifugiati. Ecco, per tutto questo periodo sono passati in secondo piano, quindi sono vittime più degli altri per questo. È arrivato a 15 minuti, ti do questa... Veloce, solo per dire che uscirà a breve il nuovo rapporto che conferma queste tendenze, soprattutto quello che dicevo prima, le persone a rischio di grave povertà sono passate dal 12,3 al 14,1% nel corso dell'ultimo anno censito, quindi nel corso del 2020, con quegli aiuti che ancora c'erano. Le famiglie che versano in situazioni problematiche, quelle del non far fronte alla spesa imprevista, sono passate dal 9,4 al 10,3%, ma soprattutto nell'ambito della rete Caritas di Roma, in questo caso abbiamo visto i dati della Caritas nazionale, i dati della Caritas di Roma in 18 mesi, i 18 mesi della pandemia abbiamo considerato, abbiamo avuto 11.223 persone che si sono rivolte per la prima volta ai centri di ascolto parrocchiali. Complessivamente sono stati censiti i dati di 184 centri di ascolto parrocchiali. Complessivamente sono stati 25.000 le persone prese in carico, cioè quelli che già erano seguiti, a cui si sono aggiunti questi 11.000 nuovi, da un gruppo di 700 volontari che nelle parrocchie hanno garantito questo attraverso un sistema che
che poi verrà spiegato meglio nel rapporto con tutte le misure. Il prossimo rapporto approfondirà questo, metterà i dati statistici, ma soprattutto cercherà di spiegare quali sono le cause che generano queste disuguaglianze. Il titolo che abbiamo dato è False ripartenze, proprio perché all'ottimismo trainante di questo PNRR e di tutto quello che consegue, vediamo che le persone che erano escluse prima rischiano di rimanere escluse. Questo perché ci sono dei gap strutturali sulla distribuzione di redditi, ci sono una demografia molto particolare che riguarda Roma e che riguarda soprattutto l'invecchiamento della popolazione romana. La situazione del lavoro a Roma è molto particolare e non è legata al settore industriale. E poi c'è il problema dell'abitare che viene approfondito perché genera altri. Brevemente, le misure messe in campo verranno spiegato quello che è stato fatto in questo periodo, soprattutto nell'ambito del sostegno alimentare, con il fondo anticrisi e con il fondo Gesù Divino Lavoratore, da cui è nata l'Alleanza per Roma. E l'ultimo è uno spot, perché è quello della formazione e dell'informazione, perché in questo periodo, sempre insieme in collaborazione con le altre aree della Caritas e l'ufficio studi, ha realizzato quello che è il manuale operativo dei diritti. È un manuale dove le persone o soprattutto gli operatori dei centri di ascolto possono trovare gli strumenti per sostenere in 6 grandi ambiti di intervento le persone che si rivolgono. E le 6 aree sono quello dell'abitare, delle famiglie, il sostegno al reddito, la salute, l'accesso alla giustizia e le pensioni, la salute lo cura Salvatore che è qui, ci sono 120 schede tematiche online a questo indirizzo che trovate, con allegati la modulistica e link ai siti utili. Viene fatta periodicamente una formazione di aggiornamento, la prossima sarà fatta a marzo, ed è stato attivato anche di recente un osservatorio sul PNRR, sulle iniziative del PNRR, in particolare le misure 5 e 6 che riguardano più da vicino le politiche sociali, che verrà implementato sempre in questo ambito. Lascio la parola adesso a Raffaella che ci presenterà due indagini fatte nelle parrocchie durante questo periodo. Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione che ci state mostrando. E Salvatore, quanti minuti ho? 10 minuti, se riesce. Sì, proverò a stare nei tempi. E, come dicevamo, abbiamo tentato, al di là dei numeri ufficiali, che sono ormai, diciamo, a conoscenza di tutti, abbiamo provato nell'ambito della nostra riflessione Caritas a capire, attraverso due indagini, cosa stesse accadendo realmente nel periodo di più forte stress pandemico, cosa stesse accadendo nei nostri territori e nelle nostre parrocchie. Quindi abbiamo tentato di fare una lettura generale di quella che era stata l'esperienza concreta, ma anche diciamo la capacità di ascolto, lo sguardo che le parrocchie nel periodo di marzo 2020, quindi in piena pandemia, ma anche in una situazione in cui era tutto ancora assolutamente incomprensibile, qual è stata effettivamente l'esperienza delle nostre parrocchie. E poi successivamente abbiamo fatto un'indagine sulla salute, quella che probabilmente conoscete per la maggior parte di voi, grazie alla collaborazione di 87 parrocchie. Nel giugno 2021. 2020. 2020 o 2021? 21. Bene, che cosa è emerso? Come vedete, per quanto riguarda la prima indagine,
su 177 parrocchie, nel periodo, diciamo, tra marzo e aprile, nella prima emergenza, molte gli intervistati, diciamo, sostanzialmente sono state persone che sono rimaste sul campo. E tant'è che noi vediamo o animatori della carità o coordinatori, e per un residuale quasi 20% invece il parroco. E la composizione dell'età è molto interessante, perché nel 44% dei casi abbiamo avuto persone che sono rimaste in trincea, diciamo, e che avevano 65 anni e oltre. Possiamo passare alla slide successiva, Alberto, grazie. Che cosa è accaduto concretamente? Intanto possiamo notare una coraggiosa resistenza delle parrocchie, perché come vedete nel grafico di sinistra, il primo, quello a torta, con tutto colorato, il 33% è riuscito a rimanere in funzione in presenza. Ricordiamo che stiamo parlando del periodo di marzo, aprile, maggio, quando sostanzialmente tutto il resto del mondo era chiuso, barricato in casa. Le parrocchie in molti casi hanno scelto di proseguire la loro presenza, così come è capitato al poliambulatorio, come ci diceva prima Salvatore. Gli altri, nella misura quasi del 50%, hanno continuato l'attività però in remoto. Soltanto il 19% ha chiuso le attività, quindi sostanzialmente le parrocchie hanno mantenuto una presenza e una vicinanza sul territorio, una vicinanza concreta alle persone. Tant'è che questa scelta noi la vediamo quasi obbligata in qualche modo, non solo per diciamo, la cura delle persone che erano in difficoltà, ma anche per il fatto che, come vedete nel secondo grafico sempre a torta, tutta la colorazione rossa ci mostra che quasi nell'86% dei casi erano aumentate, si è visto un aumento delle richieste da parte delle persone accolte nelle parrocchie. È un numero piuttosto rilevante, se si considera anche il fatto che poi nella quantificazione che è stata chiesta alle persone che appunto sono rimaste sul territorio ad accogliere le persone in necessità, nel 22% dei casi abbiamo avuto addirittura un aumento tra il 50 e 100 persone, in casi, diciamo, meno numerosi, però addirittura superiori a 500. Per quanto riguarda i tipi di intervento proposti, è vero ed è anche comprensibile che la parte preponderante sia stata rappresentata da i generi, diciamo, di prima necessità. Quindi pacchi alimentari, richiesta di fondi e consulenza amministrativa, ma un 25,6% è stata dedicata all'assistenza agli anziani soli. E questo dato è piuttosto, diciamo, significativo, perché ci dice che all'interno di un quadro difficile in cui già in città si soffre la solitudine, le persone anziane la patiscono in misura ancora più forte, le parrocchie sono riuscite comunque ad intercettare quella solitudine e, come vedremo anche analizzando l'indagine successiva, ad offrire concreti aiuti. Possiamo passare alla slide successiva. In questo caso qui ritorna il dato della solitudine. Come vedete, nel 23,3% dei problemi rilevati, ci raccontano sempre le persone che hanno prestato aiuto e servizio nel periodo di piena pandemia, il 23,3% è rappresentato da solitudine delle persone. E un altro 23,
circa 24%, è rappresentato invece da problemi di salute mentale, depressione, disagio psichico, eccetera, eccetera. E infine quasi il 10% delle problematiche rilevate è ricoperto dalla rinuncia o al rinvio di cure mediche. Questo dato è piuttosto preoccupante e coincide anche con quello che è accaduto a livello, diciamo, nazionale, perché i dati dell'ultimo rapporto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile curato dall'Istat ci dicono che anche a livello nazionale nel 2020 il 9,6% della popolazione ha rinunciato a cure mediche. E questo lo vedremo anche corrispondere nell'analisi dell'indagine fatta proprio sulla questione salute della rete a cui voi fate parte, perché appunto ci sono una serie di interventi richieste che hanno cercato di colmare questa esigenza. L'ultima slide relativa a questa indagine più generale ci parla di quali sono state le relazioni che le comunità parrocchiali sono riuscite a o mantenere o intraprendere in questo periodo. E anche questa è una cosa piuttosto interessante, perché ci dice che le parrocchie, come accennavamo anche prima, lo diceva molto chiaramente anche Giustino, noi non possiamo pretendere di risolvere tutto, dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, però possiamo, proprio per la nostra radicata presenza territoriale, tessere importanti relazioni. E questa indagine ci dimostra che così è stato. Nel momento di grande necessità, il 63% dei rispondenti, delle persone, ci raccontano che hanno collaborato con le prefetture, con altre parrocchie, con la diocesi o con associazioni e movimenti del territorio. E per quanto riguarda i bisogni e i fenomeni, nuovamente troviamo che nel 65,5% dei casi un tema molto pesante è stato quello degli anziani soli. E poi ovviamente delle nuove povertà per un 83,9% dei casi. E questo degli anziani soli ci permette di agganciarci alla indagine successiva, quella che vi ha coinvolto più direttamente e che appunto ha visto collaborare 87 parrocchie della rete. Infatti abbiamo da una parte gli interventi richiesti. Dicevamo prima che c'è stato un dato piuttosto pesante riguardo la salute psichica, tant'è che nel 47% dei casi è stata offerta una consulenza psicologica. Il 34% invece degli interventi ha avuto come focus le visite ambulatoriali. E per quanto riguarda invece le richieste delle persone che si trovavano in bisogno, nel 44% dei casi è stato chiesto un accompagnamento alle visite. Quindi nuovamente ritroviamo anche in questa indagine il dato della solitudine, oppure come richiesta il dato nel 22% dei casi di visite o cure odontoiatriche, cioè quelle cure specialistiche che per una serie di cause, probabilmente nella maggior parte dei casi legati alla incapacità, diciamo, di copertura reddituale nella disponibilità della famiglia, di appunto provvedervi autonomamente. E quindi in questo caso le parrocchie sono state diciamo efficienti nel potere in qualche modo corrispondere al tentativo di non rinunciare, ecco, a cure importanti anche durante il periodo Covid. Infine le motivazioni.
Questo credo che sia un dato molto caldo, molto bello per chi si trova ad offrire un servizio in parrocchia. Perché se è vero che nel 71% dei casi c'è stata una mancanza di denaro che ha portato le persone a rivolgersi alle parrocchie, spesso anche per la prima volta, nel 48% dei casi, quindi quasi nel 50%, la motivazione è legata al fatto che la parrocchia rappresenta un soggetto che ispira fiducia nelle persone. E nel 28% dei casi a quello si aggiunge la affidabilità e l'alta professionalità degli operatori. Questi sono dati che credo ci possano, insomma, confortare rispetto al fatto che accanto ad una carità di cuore si può realizzare anche una carità dell'intelligenza, del discernimento, come è stato ripetuto più volte, di un sapere umano consapevole e, dove possibile, anche altamente qualificato. Possiamo andare all'ultima slide, Alberto? Alla luce di tutto questo, nel ringraziarvi della collaborazione anche nella rilevazione che ci permettete di fare rispetto alle vostre esperienze, approfitteremmo per lanciarvi una proposta. Come sapete, la povertà energetica è una tematica piuttosto seria che sta riguardando un numero sempre più alto di famiglie e che riguarda non soltanto l'impossibilità di provvedere al pagamento dei servizi energetici primari, come vediamo nella definizione, ma anche la povertà energetica ha anche un riflesso nell'impossibilità di mantenere un tenore di vita dignitoso, e questo è ancora più grave, se vogliamo, rispetto alla come dire, mancanza di un servizio primario. Tant'è che è stato dimostrato che la povertà energetica ha gravi conseguenze in diversi aspetti della vita quotidiana, non ultimo malattie respiratorie e malattie mentali. Quindi saremmo felici se voleste aiutarci in questa prossima indagine che probabilmente lanceremo nel corso della prossima primavera. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie a voi, sia ad Alberto che a Raffaella. Do subito la parola a Giulia per completare il quadro dei rapporti. Qualcuno ha chiesto se distribuiremo le diapositive. Certamente, non ho parlato con Alberto, ma penso che sia assolutamente d'accordo. Giusto, Alberto? Sul sito ce ne sono anche di più complete, qui sono ridotti, ci sono però tutte quelle dei rapporti, quindi ne trovano... Okay. Mettiamo il link, ce ne sono. Sì, sì, ma le mettiamo anche nel sito dove c'è la parte dedicata alle. E così come anche il rapporto che adesso di cui parlerà molto brevemente Giulia, lo troverete sul sito. Prego. Grazie Salvatore, e grazie Alberto e Raffaella, e buongiorno a tutti e tutte. Grazie a tutti voi che state ascoltando tanto. La parte di parlare forse da un lato è più facile, ma la parte di ascolto è bella impegnativa, quindi intanto grazie per la pazienza che avete, che ci state ascoltando. Provo anch'io a condividere qualche diapositiva e cercherò di essere breve nella presentazione di un rapporto che è stato presentato nel luglio, ancora dovreste vedere lo schermo intero, nel luglio dello scorso anno, e vorrei solo farvi venire voglia di leggerlo, diciamo, presentarvelo, e magari poi lo potete scaricare, trovate il link qui appunto in questa prima diapositiva, è disponibile sul sito Caritas, e poi magari leggerlo approfonditamente con calma. Nel luglio 2021 abbiamo appunto come Caritas di Roma pubblicato questo rapporto specifico sul punto di vista sanitario, cosa è successo durante la pandemia nei servizi sanitari diciamo della regionale e della città di Roma, con un focus poi su quella che è stata l'esperienza dell'area sanitaria.
Abbiamo raccontato da un lato l'impegno diretto di assistenza che abbiamo continuato a svolgere, ma dall'altro anche il grande impegno per l'advocacy sulle politiche locali, regionali e nazionali che abbiamo cercato di portare avanti. Nel rapporto che appunto potete scaricare dal sito trovate una introduzione di Monsignor Paolo Ricciardi, quindi in collaborazione con la Pastorale della Salute, 5 articoli di fondo che ci danno un po' lo scenario di quello che è successo in questo tempo, 3 articoli che raccontano anche l'esperienza specifica del poliambulatorio e anche delle parrocchie. In uno degli articoli è proprio racconta il questionario di cui ci ha appena parlato Raffaella, e poi delle testimonianze, delle storie di persone raccontate. Quello che cerca di dare il rapporto è soprattutto un inquadramento delle esperienze all'interno di una visione di sanità pubblica che tiene in considerazione da un lato l'esistenza di un diritto di cui no, ci parlava molto bene il direttore Giustino nel suo saluto e dall'altro anche quanto lavoro c'è da fare perché venga garantita a tutte le persone davvero la possibilità di accedere ai diritti che sono riconosciuti dalla Costituzione e poi da altre leggi presenti a livello nazionale. Il rapporto è diviso in 3 parti, c'è una prima parte diciamo di contestualizzazione dal titolo Dal globale al locale, una seconda parte più esperienziale relativa all'area sanitaria Caritas che abbiamo intitolato L'altra pandemia, perché significativamente abbiamo visto non solo diciamo, gli aspetti sanitari della pandemia, ma come questi aspetti sanitari si sono intrecciati e hanno creato dei circoli viziosi laddove c'erano povertà di vario genere, fragilità, marginalità sociali. E poi un'ultima parte che non è una conclusione perché si chiama Per non concludere, che ci dà un po' la visione con alcune parole chiavi. Nella prima parte vi segnalo in particolare il primo articolo scritto da un professore di sanità pubblica dell'Università di Firenze, Gavino Maciocco, che ha descritto, anche portando dei dati scientifici pubblicati su vari articoli a livello nazionale e internazionale, come il Covid sia andato ad incidere, a rimarcare quelle che erano delle disuguaglianze già presenti nei territori, disuguaglianze non solo di tipo sociale ed economico, ma anche disuguaglianze di tipo sanitario. E ricordiamo che quando parliamo di disuguaglianze aggiungiamo un significato morale al termine differenza, quindi parliamo di realtà che non dovrebbero esistere, perché su queste si dovrebbe andare ad agire. Ci sono poi dei focus specifici sulla salute psichica, quindi cosa è successo anche a livello di salute mentale e quanto la pandemia abbia influenzato da un lato peggiorando no, le condizioni di salute mentale di tanti e dall'altro anche andando a come dire, aggravare ancora di più la difficoltà di presa in carico da parte dei servizi che dovrebbero occuparsi di persone con salute mentale, che già sappiamo essere particolarmente in crisi, no? Parlo dei servizi. Particolarmente in crisi in questo momento. E poi appunto c'è raccontata la mappatura delle parrocchie di cui parlava Raffaella. Nella seconda parte abbiamo raccontato l'esperienza del poliambulatorio, accennava, e dell'area sanitaria in generale, contestualizzandola con quello che è appunto il contesto regionale. Come accennava Salvatore, il poliambulatorio è rimasto sempre aperto grazie all'insostituibile supporto dei volontari che, pure se in numero ridotto durante la pandemia, chiaramente alcuni per età, per famiglia, per condizioni di salute hanno dovuto interrompere, ma uno zoccolo duro di volontari, di cui molti giovani, molti studenti, molti neolaureati ci hanno supportato e ci hanno permesso di rimanere sempre aperti. Nel 2020, anche durante il più stretto lockdown, abbiamo incontrato circa 1970 persone, di cui 830 nuovi pazienti e 9 persone che hanno bussato alla nostra porta. E proprio nel periodo del lockdown quelli che incontravamo erano soprattutto le persone che non avevano altra possibilità se non quella di rimanere per strada. Abbiamo visto anche persone che erano state multate per questo.
il quadro epidemiologico che abbiamo visto in quel momento è stato come un ritorno al passato. Vedendo i dati, con Salvatore abbiamo ragionato su questo, e Salvatore dice è come un ambulatorio che era aperto 30 anni fa, no? Vedendo soprattutto quelle che sono le malattie della povertà, del disagio, legati a problematiche infettive banali come appunto infezioni legate alle condizioni di vita, problematiche dell'apparato digerente, traumi legati anche alla vita su strada e alla violenza che questa vita su strada porta, e anche problematiche di malattie mentali in un periodo in cui non si erano chiuse tutte le porte per qualsiasi percorso diagnostico terapeutico che non fosse Covid, ma poi anche per il Covid, per chi era rimasto ai margini, era difficilissimo trovare dei percorsi per una corretta diagnosi e presa in carico. Abbiamo visto un po', come è capitato anche alle parrocchie che sono rimaste aperte, sicuramente gli ultimi degli ultimi, i più esclusi, quelli che appunto non avevano altra possibilità se non quella di bussare alle porte dei servizi che hanno continuato ad accoglierli. La conclusione del rapporto cerca di esplicitare alcune parole chiave, alcune sono state dette appunto già nel saluto da Giustino in questo suo documento programmatico, parole chiave come la partecipazione, su cui è essenziale puntare per un nuovo servizio sanitario che sia veramente che tuteli veramente la salute delle persone, la parola chiave della sussidiarietà, quindi in un'ottica di collaborazione tra diverse realtà pubbliche e del privato sociale e ecclesiale, la parola chiave della comunità, della prossimità, di un impegno perché appunto nessuno rimanga escluso, e ancora veramente c'è bisogno di impegnarsi perché nessuno rimanga escluso. Il rapporto è stato presentato in presenza dell'assessore per la Regione Lazio alla sanità, anche per incentivare alcuni interventi, ad esempio rispetto alle vaccinazioni, ai Green Pass per senza dimora per stranieri, e purtroppo ancora dopo diversi mesi ci sono ancora diversi nodi, ma di questo parlerà Salvatore a conclusione del nostro incontro, quindi ancora rimane molto da fare. C'è in Italia, come ci ricordava Giustino, un diritto che riconosce e tutela la salute e l'assistenza sanitaria delle persone, ma durante la pandemia le istituzioni si sono in qualche modo dimenticate a volte di questo diritto, soprattutto per le persone più fragili e in condizioni di marginalità. E quindi queste sono rimaste ancora più ai margini, sono rimaste alla coda di quelle che erano le priorità politiche, e purtroppo ne abbiamo visto le conseguenze, le stiamo ancora vedendo, perché le persone, gli ultimi, ne stanno ancora pagando le conseguenze. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, e vi auguro di poter scaricare il rapporto e approfondire quello che ho cercato solo brevemente di presentare in questo momento. Grazie, grazie Giulia, sei stata molto esaustiva, sono tornato a casa sentendo quello che tu dici. Purtroppo siamo un po' in ritardo, per cui dare un commento a quello che è stato detto, mi sembra tanto materiale interessante da poter fare una riflessione, però aggiungiamo altra qualità a quello che noi abbiamo detto fino adesso. Do la parola quindi ai colleghi della pastorale, dell'ufficio pastorale della salute della diocesi, in particolare a Don Carlo, che ci darà una sua testimonianza di questo periodo, ma soprattutto questa proposta di formazione che si sta facendo con le varie parrocchie. Don Carlo, se ci sei. Ci sono. Intanto grazie per averci accompagnato in questo viaggio incredibile, direi quasi affascinante e provocatorio. Che è veramente una sfida, e veramente grazie per la vostra passione, grazie per tutto il lavoro che fate, come ha detto Salvatore lì prima, silenzioso, no? E nascosto, ma che porta veramente molti frutti. Grazie davvero. Se da una parte i dati sono scoraggianti, però da quell'altra non devono lasciarci, no? Impotenti e così inefficaci. Giustino diceva prima che veramente non si può arrivare a tutti, però questo non è certamente un motivo per non arrivare a molti. Quindi si fa tutto quello che si può
con un solo obiettivo e con una sola finalità, costruire le sinergie, lavorare insieme, perché fondamentalmente qui non si tratta di numeri, ma si tratta di persone, e noi siamo tutti per ambiti diversi, con competenze diverse, con specificità diverse, stiamo certamente affrontando un percorso culturale che è ostile alla persona. La pandemia, mi chiedevo e mi chiedo, così volendo fare una riflessione un po' più ampia, non so se a volte la pandemia è un alibi oppure è un qualcosa veramente di diverso. Un alibi perché sicuramente tutta questa sorta di individualismo, tutta questa sorta di chiusura, di egoismo che, in cui tendenzialmente noi già siamo, ma ci aiuta, no? Potrebbe essere un alibi per farci perdere poi di vista le situazioni che ci stanno accanto. Entro nello specifico. In questo tempo, come Ufficio del Pastore Sanitario, abbiamo voluto vedere la pandemia sotto questo punto di vista. Siamo scesi profondamente in campo per dare sostegno, per far sì che ci siamo come Chiesa, che ci siamo come sostegno, come segno di speranza a tutte quelle realtà di povertà che comunque non hanno accesso alle cure o che si trovano sia per questioni economiche, sia perché per malattie di cui poi ci parla adesso Edith, che non sono riconosciute dallo Stato, ma anche proprio per impossibilità logistica di spostamento. Ancora più specifico, è vero che comunque in questo tempo vietato ammalarsi e ancora più vietato morire, perché si muore in solitudine, si muore ghettizzati, si muore in pronti soccorsi, si muore soprattutto nella disuguaglianza delle differenze dell'età. Se hai dai 70-80 anni in su, sta tranquillo che neanche la possibilità di poter accedere a un reparto, ma ti lasciano morire in pronto soccorso perché comunque sei Covid e perché comunque danno priorità ad altre realtà più giovanili. Quindi il fatto che sei per la società improduttivo diventi già uno scarto. Dall'altra parte penso a quelle forme di sofferenza familiare in cui si sono trovati impossibilitati veramente a muoversi, casi specifici. Penso a tutto il mondo dei ciechi, che comunque loro per conoscenza hanno il tatto, il contatto, vietato a toccarsi, vietato a toccare, quindi immaginate che sofferenza e che solitudine possono aver avuto questi mondi. Pensate ai sordomuti, che comunque con una mascherina davanti non riescono ad avere una capacità di comunicazione. Penso a tutte quelle famiglie che comunque hanno dentro casa ragazzi autistici, che comunque non possono essere stati portati perché magari il centro è chiuso, perché in quel centro c'è stato un focolaio, c'è stato per cui chiusi dentro casa. Pensate a chi ha un disagio psichico dentro casa. Ecco, a tante realtà che comunque sono diventate impossibili da gestire. Questo ha provocato, certamente, avete detto delle parole chiave straordinarie, solitudine, che è la più grande malattia che c'è al mondo, che rischia di diventare inguaribile con un percorso pandemico, per questo provocatoriamente, diciamo prima, potrebbe diventare un alibi, no? Che mi importa, penso a me. Pensiamo a quello che invece potrebbe essere il discorso quindi delle ansie, delle depressioni, delle ludopatie che sono mentali, perché stando dentro casa tutta la fascia adolescenziale, no? Ragazzi che comunque sono rimasti chiusi dentro casa con la DAD, non avendo più relazioni fisici quotidiane, alla fine hanno incrementato, no? la loro tendenza alle videodipendenze. Gente che non era più neanche facilmente arrivabile. Quindi abbiamo scoperto poi altri mondi, appunto questo della
delle malattie romane, che comunque la nostra responsabile adesso ci racconterà, che è un mondo veramente incredibile, incredibile di invisibilità e di nascondimento. Allora, che cosa abbiamo pensato di fare? Proprio partendo da questa nuova realtà che abbiamo incontrato e abbracciato, che sono appunto la fibromialgia e le malattie reumatiche, abbiamo iniziato una serie di percorsi, laddove è stato possibile, nelle parrocchie, dove abbiamo fatto un percorso, stiamo facendo un percorso di formazione e di sensibilizzazione diocesano, regionale, anche con l'aiuto della CEI, facendo arrivare anche voce, no? Nelle varie diocesi, per dare il sostegno della Chiesa a queste realtà veramente sconosciute e di invisibilità. Il cammino è stato molto faticoso, sono stati raggiunti tanti traguardi importanti, ma siamo solamente all'inizio. Fatto sta, il percorso è uno, e non sto facendo filosofia, ma io poi vado molto a gamba tesa perché sono abbastanza rapido, sintetico e concreto. Stiamo veramente incontrando una difficoltà di solitudine, di abbandono e di scarto, e per cui c'è una differenziazione anche a livello proprio di malattia, cioè si sceglie quello che mi può produrre, quello che non mi può produrre, io lo scarto. Ora, la cosa che ci interessa è rivalorizzare sicuramente la persona, perché la persona non è un numero, non è un dato statistico, non è un numero di stanza, e soprattutto, a prescindere da quello che è il tuo credo, che sia cattolico, induista, buddista, musulmano, ebreo, non importa, sei persona. Io vengo dal mondo del fine vita, sono stato e sono ancora da 16 anni coinvolto solo esclusivamente nelle cure palliative presso un ospedale di Roma. Sono contento di poter condividere con voi che 2 anni fa, grazie comunque sempre, perché dietro tante nostre iniziative c'è sempre la sensibilità del nostro vescovo Don Paolo, che nel frattempo è entrato e si è collegato, abbiamo fatto e firmato con 9 esponenti delle religioni, di 9 religioni diverse presenti a Roma, il manifesto dei diritti nei percorsi di fine vita, 9 punti che sanciscono il diritto non solo alle cure, ma anche a un'assistenza religiosa e spirituale adeguata a quello che è la persona nei vari ospedali. Da qui è nato un opuscolo che sono le linee guida che saranno distribuite in tutte le strutture sanitarie, a disposizione dei medici, infermieri e operatori sanitari, affinché ogni persona sia curata e trattata in base a quello che poi è il suo credo e la sua religione, rispettandone gli usi, i costumi, le alimentazioni, l'approccio terapeutico e tutto il resto. Quindi la persona al primo posto. Di sicuro stiamo facendo un percorso di coinvolgimento anche delle parrocchie, di sensibilizzazione, abbiamo detto prima, perché spesso la cura degli ammalati è delegata a ministri straordinari, ma è un settore della parrocchia. E la parrocchia comincia a funzionare quando comincia a diventare comunità sanante, ma per essere sanante va sanata. Allora è chiaro che vanno in qualche modo formati dal parroco all'ultimo battezzato in quello che potrebbe trovarsi nel suo palazzo, nel suo quartiere, perché sennò veramente si rischia di essere completamente soli ed isolati. Il percorso di formazione è fondamentale, non tanto per fare, fondamentale, ma per essere. Mi colpisce tanto a me quel brano di Marco 3,13 che Gesù li chiamò perché prima di tutto stessero con lui, ecco, e poi li mandò, ma prima di tutto perché stessero con lui. Quindi è proprio il bisogno di un modo di vedere le cose, di un modo di accorgersi delle cose, un modo di affrontare le cose. Non sono due, certo che sono due competenze diverse, sono due approcci diversi, ma per troppo tempo si è parlato di Caritas da una parte, di pastorale sanitaria dall'altra, di giovani da una parte, di università da quell'altra, cioè di forme settoriali.
Così non andiamo da nessuna parte, perché la persona è una e va approcciata a livello multidimensionale, a livello multidisciplinare, in base a quelle che sono poi le sue situazioni specifiche e peculiari. Immaginate a proposito di disuguaglianze, quelle che sono in questo momento le difficoltà di approccio o di ingresso clinico in persone che comunque non hanno veramente i mezzi di sussistenza e devono rinunciare. Ecco, come ci ha detto prima Alberto, credo, alla donna che fa le pulizie, che si rompe la macchina e quindi non può andare a lavorare, perché figuriamoci per farsi curare. Quindi è veramente un dominio delle disuguaglianze e delle differenze, perché una purtroppo sono gemelle negative che vanno in qualche modo affrontate, ma lo possiamo fare solo insieme. Io ho fatto solo un'introduzione non esaustiva, ma solo così, forse è un grido d'aiuto. Ecco, un grido d'aiuto, rispondendo appunto a quello che è il programma diocesano che comunque siamo imposti, ascoltare il grido della città. Allora, sono le persone che vanno ascoltate, sono i poveri che vanno ascoltati, sono i malati che vanno ascoltati, perché un malato ricco se lo può permettere, un malato povero è già condannato. Un malato sconosciuto, un malato straniero, non ne parliamo. Quindi, ma sono sempre persone. Allora, chiudo. Mentre scorrevano alcune slide, vedevo le immagini, gli sfondi di queste immagini, vedevo mani di colori diversi, vedevo piedi scalzi, vedevo gente accartocciata su se stessa che parlava, magari piegata, che magari parlava con un operatore che poteva essere un infermiere, chiunque. E io tutti i giorni mi chiedo, potevo esserci io o potrei essere io. E questo non mi può far rimanere indifferente, per cui io potrei essere quella persona. Io potrei trovarmi per un sovvertimento sociale in questo modo emigrato, che ne so, in Bolivia, e potrei essere uno di quelli che, uno come loro. E allora fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi. Quindi io credo che sia veramente un dovere evangelico, un dovere cristiano, un dovere umano, quello proprio di dare un senso all'uomo attraverso la sinergia delle nostre competenze. Ecco, io non volevo fare una predica, vi chiedo scusa anche se sono stato fuori luogo, e vi do grazie di avermi ascoltato e di averci ospitato. Grazie. Grazie a te, Don Carlo. Devo dire, sei riuscito in pochi minuti con estrema profondità, concretezza, a darci veramente degli stimoli importanti. Purtroppo oggi l'incontro di oggi sarà semplicemente aver, come dire, condiviso degli stimoli, delle informazioni. Purtroppo il tempo sta stringendo, non avremo modo di fare un dibattito, a mezzogiorno chiudiamo. Però è, diciamo, l'incipit per un impegno futuro. La prossima volta, poi ne parleremo anche con i colleghi con Don Carlo, con i colleghi della Pastorale della Salute, proviamo a fare un momento in cui invece non diciamo ma ascoltiamo, no? E poi cerchiamo di ragionare insieme. Do la parola adesso ad Edith Aldama, dove ci fa un'esperienza molto puntuale, cioè veramente una situazione estremamente diffusa ma estremamente invisibile. Edith, a te. Microfono, Edith. C'è il microfono spento. Non si riesce? Non so se centralmente, Alberto, puoi fare qualcosa. Niente.
Ecco, adesso ecco, ci siamo, mi diceva che mi dovevano dare l'autorizzazione. Allora, io intanto ringrazio tanto il direttore veramente per questa opportunità di sensibilizzazione, grazie anche a Salvatore, grazie a tutti voi per il vostro ascolto. Noi nell'ufficio di Pastorale della Salute abbiamo abbracciato una realtà di malattia abbastanza poco conosciuta, ma molto diffusa. Allora, grazie alla sensibilità del nostro vescovo Monsignor Ricciardi e anche di Don Carlo, che sono stati i primi proprio a credere a questa situazione di sofferenza che purtroppo è diffusa ma poco conosciuta. Allora, è nata dentro il nostro ufficio di pastorale questa area, che è l'area delle malattie reumatiche, fibromialgia e del dolore cronico, che abbraccia proprio i pazienti giustamente proprio con dolore cronico, e partendo da una patologia poco conosciuta, molto diffusa, che è la fibromialgia. Allora, la fibromialgia è una malattia che colpisce qua in Italia 2,5 milioni di persone. Queste persone, purtroppo, la caratteristica di questa malattia è una malattia che comporta dolori muscolo-scheletrico diffuso, continuo, associato a stanchezza cronica, disturbi del sonno e problemi cognitivi. Qual è la problematica di questi pazienti? Purtroppo questa malattia è una malattia che non è riconosciuta dallo Stato italiano. Quindi praticamente sono malati, abbandonati a se stessi, nella completa invisibilità. Purtroppo è una malattia che secondo le statistiche della Società Italiana di Reumatologia, per arrivare a una diagnosi addirittura passano dai 7 a 10 anni dopo l'insorgenza dei sintomi. Quindi possiamo immaginare una persona che tra i 7 e 10 anni girovaga da medico a medico nella speranza proprio di capire che cosa sta succedendo al proprio corpo. È una malattia che purtroppo ovviamente non è inserita nei livelli essenziali di assistenza, quindi questi pazienti purtroppo siano le visite, le analisi di laboratorio, gli esami strumentali sono tutti a pagamento, anche i percorsi che devono fare sono tutto a pagamento. Sicuramente è una realtà di sofferenza molto terribile, perché sono persone che purtroppo dopo tanti anni di una cattiva gestione del dolore, alcuni sviluppano anche dei disturbi di natura depressiva, quindi ci troviamo malati che, dove la realtà sociale è molto disagiata, quindi persone che non sono capiti dalle stesse familiari, persone comunque che si ritrovano nell'abbandono totale, persone che la società non le riconosce malati, e soprattutto persone che sono addirittura licenziati proprio dallo stesso datore di lavoro, perché ovviamente non riescono a compiere le attività come prima della malattia. Quindi ci troviamo una realtà proprio di disagio non indifferente, dove queste persone fondamentalmente stanno nel completo abbandono. Allora, noi che cosa abbiamo fatto come ufficio della pastorale della salute? Abbiamo aperto questa area per dare a queste persone un'esistenza, no? Parliamo di persone che fondamentalmente sono invisibili in tutti i sensi della parola, perché in questo caso i medici quello che consigliano a queste persone è ovviamente un approccio multidisciplinare, approccio che non è possibile fare perché non tutti riescono a poter pagare le cure, le visite e proprio le terapie che non sono solo farmacologiche. Quindi noi abbiamo voluto dare a queste persone un'esistenza. Seguendo le parole del nostro Santo Padre, Papa Francesco, siamo andati proprio a bussare le porte dei malati, no? Seguendo le parole di una chiesa in uscita, siamo andati a dire a queste persone, tante purtroppo anche senza speranza, perché ovviamente la cattiva gestione del dolore ti comporta, è una malattia della quale non si guarisce,
quindi queste persone, perché purtroppo la ricerca è molto limitata, quindi non si guarisce, e queste persone hanno purtroppo perso la speranza. Quindi quello che noi facciamo è dare, abbiamo aperto un centro d'ascolto dove abbiamo asciugato tante lacrime, grazie anche al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, le persone che arrivano a noi sono di tutte le regioni, sono persone sicuramente bisognosi dell'ascolto, no? Un ascolto che deve passare attraverso un ascolto proprio umano, che purtroppo non ritrovano nella società, perché anche quando i pazienti vanno a fare una diagnosi di fibromialgia, è una diagnosi che va ad esclusione di altre patologie, quindi purtroppo i pazienti si ritrovano anche a sentirsi proprio abbandonati, perché il medico non riesce ad inquadrare la diagnosi. Quindi è difficile per il malato e per chi gli sta accanto. Quindi noi quello che abbiamo voluto in qualche modo donare a queste persone è quello spazio dove queste persone si sentono comunque desistere, no? Noi abbiamo aperto anche un gruppo di automutuo aiuto per dare a queste persone quel senso proprio familiare, no? Dove tutte queste persone si ritrovano, si sentono comunque persone, e ci siamo resi conto che questo modo proprio di presa in carico proprio del malato ha aiutato a dare a queste persone una speranza. No, noi grazie sempre al nostro vescovo, il 9 maggio a Piazza San Pietro durante il Regina Coeli, il nostro Santo Padre ha chiesto alle istituzioni di voltare uno sguardo su questa malattia tanto trascurata. Per la prima volta i malati si sono sentiti proprio esistenti. No, questo è il sostegno che la Chiesa sta dando a questa tipologia di malati. Noi siamo partiti con la fibromialgia, ma ovviamente attraverso questo centro d'ascolto ci siamo resi conto quanto bisogno c'è dell'ascolto. Quindi ci siamo resi conto che non solo il malato con dolore cronico, ma anche altre tante realtà di malattia che noi sicuramente daremo proprio anche abbracceremo anche altre realtà di malattia, ma ci rendiamo conto che fondamentalmente c'è un bisogno proprio di sentirsi ascoltati. E grazie a questa nostra area noi abbiamo in qualche modo voluto contribuire anche nel discorso proprio più, diciamo anche più legislativo, perché essere una patologia che non è riconosciuta significa, anche se a livello mondiale dal 1992 questa patologia è riconosciuta dalla Organizzazione Mondiale della Salute. Quindi sicuramente è una patologia molto difficile, molto complessa, dove c'è proprio una sofferenza, una invisibilità. Quello che noi vogliamo dare proprio è rendere questa invisibilità visibile agli occhi della società, perché purtroppo dietro questa patologia si insinuano anche altre forme, e in questo caso noi parliamo di persone con una cattiva gestione del dolore che tante volte purtroppo hanno perso fede ed speranza, perché quando ti ritrovi a non gestire un dolore e sai che non hai una patologia che è proprio guaribile, allora la fede tante volte viene messa a dura prova. Ecco perché come ufficio de pastorale abbiamo voluto dare a queste persone proprio una speranza, un abbraccio, l'abbraccio di una chiesa che non abbandona nessun figlio. Noi su questo sicuramente una battaglia importante. Vogliamo comunque sostenere questa tipologia di persone, ma anche altre realtà di malattia. A livello legislativo, il 30 dicembre scorso sono stati stanziati 5 milioni di euro per la diagnosi e la cura di questa malattia. Quindi sicuramente questo è un passo molto importante. Noi come Chiesa siamo stati veramente molto soddisfatti di questo traguardo che è arrivato anche grazie alla nostra Chiesa, al nostro sostegno, e questa è una cosa che ci fa comunque capire quanto
ognuno di noi può essere proprio determinante, no? Per poter donare all'altro quella speranza, quell'abbraccio, quell'amore. Questi soldi che lo Stato ha stanziato per questa diagnosi, cura di questa patologia, ovviamente andranno poi un po' alla ricerca. Ci siamo resi conto che purtroppo, noi parliamo del Lazio, non ci sono strutture ospedaliere che possano fare diagnosi, cura di questa patologia, quindi quello che noi cerchiamo di fare è fare sensibilizzazione. Andiamo nelle parrocchie facendo sensibilizzazione sull'esistenza di questa malattia, nei seminari e nelle strutture ospedaliere, per aprire percorsi di presa in carico, in modo che si evitino tanti anche sfruttamenti della malattia, perché purtroppo dove sappiamo che c'è una malattia dove non è riconosciuta dallo Stato, quindi purtroppo tutto è tramite e comunque a pagamento, quindi parliamo anche di tante forme di strumentalizzazione della malattia che noi cerchiamo proprio di evitare, di dare a queste persone questo sostegno gratuito. No, ecco perché sicuramente io ringrazio tanto veramente la Caritas, tutti voi per questo ascolto, e ci auguriamo che possiamo in qualche modo creare una rete di ascolto, di accoglienza, di sostegno a questa tipologia di malati. Vi ringrazio, grazie Salvatore, io ho cercato di essere il più sintetica possibile. No, perfetto, sei stata bravissima. Grazie Edith. Tu hai detto, ognuno di noi è determinante, ed è proprio così. È determinante perché magari qualcuno di noi è medico e fa quell'attività magari con l'attenzione alle persone più fragili. Altri sono determinanti perché hanno questa capacità d'ascolto, perché hanno questa capacità di vedere quello che magari nessuno vede, o di acquisire chiaramente informazioni su determinate cose che magari noi non sappiamo. Ripeto, oggi alla fine non c'è un momento di scambio, non c'è tempo, però lo faremo la prossima volta. Io intanto a quelle persone che sono presenti posso dire che c'è un percorso formativo che Don Carlo insieme ad Edith, insieme al Pastore della Salute, hanno messo in campo proprio per le parrocchie che vogliono, un percorso anche significativo, dove c'è anche una collaborazione chiaramente con la Caritas per come dire, far vedere quegli invisibili, sia in termini di persone dimenticate, no? Il fine vita, diceva Don Carlo, è veramente una drammaticità, determinate patologie, ma anche i poveri che sono presenti. Su questo magari ci concentreremo maggiormente la prossima volta. Prima di dare la parola a Monsignor Paolo Ricciardi, che ho visto che è collegato e lui deve concludere, chi mi conosce sa che io tengo a mantenere gli orari, quindi alle 12 abbiamo detto che concludiamo e questo incontro lo concludiamo alle 12, oppure col tempo che si prenderà Don Paolo per concludere l'incontro. Era previsto a questo punto darvi un aggiornamento sul Covid, non c'è tempo quindi non ve lo do, ma troverete tutto nelle diapositive che comunque ho già preparato, abbiamo già preparato, quindi le metteremo sicuramente sul sito. Ma giusto una cosa volevo dirvi, da ieri, proprio da ieri, questa è una notizia, la Regione, dopo mesi e mesi in cui noi abbiamo chiesto che si potessero prenotare per le vaccinazioni anche le persone senza tessera sanitaria, coloro che hanno l'STP, l'STP per chi ha fatto il percorso con noi sa che cos'è, cioè sono gli stranieri temporaneamente presenti, cioè gli immigrati senza permesso di soggiorno. Ma noi avevamo chiesto anche la possibilità di prenotare i senza dimora, cioè tutti quelli senza tessera sanitaria. Ancora questo non è avvenuto nella Regione, ma da ieri è possibile prenotare almeno gli STP per la dose booster, quindi un piccolo passaggio. Poi non so se si è sbloccato il sito, perché ieri hanno dato questa possibilità, però non era praticabile, cioè non si riusciva a prenotare comunque nulla. Non so Giulia, se fammi un segno, se tante volte si fosse sbloccata, no, ancora no. Però insomma c'è qualcosa si sta muovendo. Come un'altra cosa interna, noi come Caritas di Roma, insieme con la Croce Rossa e con l'ASL Roma 1, da dicembre facciamo un certo numero di vaccinazioni presso la mensa di Colleoppio,
per quelle persone chiaramente in condizioni di estrema fragilità, anche perché se non si vaccinano, non hanno il Green Pass, non possono entrare nella mensa. Voi pensate che situazione assurda, per cui, come si diceva prima, sono i più poveri che poi non riescono ad avere ristori o risorse. E quindi abbiamo cominciato a vaccinare. È stato un periodo di sperimentazione che è andato molto bene e a breve, a brevissimo, lo apriremo anche alle parrocchie, cioè dalle parrocchie sarà possibile prenotare persone che non hanno altro modo per poter vaccinarsi, perché non hanno la tessera sanitaria, non hanno altri percorsi per poter vaccinarsi. È aperto, Salvatore, è aperto alle parrocchie. È già aperto, sì, perché da ieri non c'era ancora la possibilità di prenotare. Sì, sì, abbiamo www.caritasroma.it/vaccini. Ecco. Quindi adesso anche questo è possibile. Quindi sono tutti piccoli passaggi istituzionali, chiaramente quello istituzionale è fondamentale, perché se si apre quello istituzionale immediatamente raggiunge centinaia di persone, migliaia di persone, però anche noi facciamo, diciamo, un nostro piccolo percorso. Non aggiungo altro e darei la parola a Monsignor Paolo Ricciardi per un saluto e le conclusioni di questo incontro, non prima di ringraziare tutti voi veramente per la pazienza che avete avuto di stare con noi. Nessuno ci ha abbandonato, o pochissimi, quindi vuol dire che nonostante tutto siete belli, tenaci e sicuramente attenti all'ascolto, perché se no chiaramente avevate già abbandonato. Quindi se non altro questa attinenza ce l'abbiamo, quella di ascoltarci. Stavolta abbiamo parlato molto noi, però prossimamente speriamo di fare diversamente. Don Paolo, a te se ci sei. Forse non ci ho sentito, io aspetta, non vedo. Poco fa c'era, perché l'avevo forse visto. Forse un problema di microfono. Forse un problema di microfono. Ecco. So. Buongiorno. Ah, ecco qua. Ecco. Mi sentite? Sì, perfettamente. Ciao, un caro saluto. Ciao, Salvatore, grazie. Sì, io prenderò pochi minuti per un saluto e una conclusione, chiedendo scusa di non aver potuto partecipare dall'inizio, perché il venerdì mattina noi vescovi ausiliari abbiamo con il Cardinale il Consiglio Episcopale. Però, ecco, mi sono inserito in questa mattinata intanto con la gratitudine di questo momento, perché abbiamo iniziato questo cammino sinodale, come sapete, nell'ottobre scorso. È un cammino che prevederà un lungo percorso per la Chiesa e anche per la Diocesi di Roma, ma credo che sia importante ricordare che questo cammino sinodale deve partire da noi, no? Se non siamo insieme per il bene di questa città, non possiamo fare dei passi in avanti, no? E il fatto di collaborare di più tra di noi come uffici è necessario, non è solamente una bello perché insomma condividiamo qualcosa, ma è necessario soprattutto adesso. Voi sapete che fino a qualche anno fa c'erano degli ambiti ben distinti, più o meno, insomma, ecco, la Caritas si occupa del territorio, delle parrocchie, e la pastorale della salute era prevalentemente la pastorale dei luoghi di cura, quindi degli ospedali, delle cliniche, di tutti quei luoghi, insomma, in cui passano i malati e chi si prende cura di loro. Adesso sta cambiando tutto questo, perché il malato passa sempre meno tempo in ospedale, ma molto più a casa. E quindi ho sentito la necessità di aprirmi di più al territorio, quindi anche alle parrocchie, considerando che appunto la pastorale della salute è anche, non dico che non era considerata, forse neanche troppo conosciuta nei nostri ambiti parrocchiali e territoriali, perché appunto relegata, diciamo, all'ambito ospedaliero. Adesso invece è necessario aprirci insieme, nessuno si salva da solo. Abbiamo ascoltato tante volte il Papa che ci dice così. E quindi, rispetto alla Caritas, che ha questa tradizione nel territorio, ammetto che noi ci sentiamo ancora così in piccoli, no? Abbiamo bisogno del vostro aiuto e diamo il nostro aiuto. Perché mi accorgo, girando per le parrocchie, adesso in questo periodo mi sto occupando
diciamo, come supplente al settore est, mi accorgo che le situazioni sono talmente variegate che, e come la malattia, conoscendo tante persone ormai che vivono nella sofferenza, intacca una famiglia, una persona, ma anche il suo territorio. E a volte, rispetto alle povertà che bussano alle porte della parrocchia, le persone malate non sempre bussano, non sempre rivelano quello che c'è, perché ognuno di noi, quando sperimenta una malattia, una sofferenza, non è facile accettarlo, ma anche non è facile parlarne. Quindi bisogna creare anche una capacità di ascolto, ma anche di rispetto. E di andare incontro. E, tra 2 settimane, l'11 febbraio, sarà la 30ª giornata mondiale del malato. Giovanni Paolo II, nel 1992, istituì questa giornata proprio per aiutare, in particolare, le istituzioni cattoliche, la Chiesa in generale, ad avere un'attenzione al malato e a chi si prende cura di loro. Ecco, oggi. In quest'anno celebriamo il trentennale di questa giornata mondiale del malato e il Papa nel suo messaggio, che si intitola Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, ha messo come sottotitolo Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. E a metà del breve messaggio, che vi invito poi a leggere perché è molto bello, ma anche molto intenso nella sua brevità, dice: il malato è sempre più importante della sua malattia e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall'ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. Per questo auspico che i percorsi formativi degli operatori della salute siano capaci di abilitare all'ascolto e alla dimensione relazionale. Ecco, è quello che condividiamo anche con voi, no? E ho sentito più di una volta questa parola ascolto che sta tornando, no? Ma è proprio vero, cioè, a volte noi crediamo che la prima cosa davanti a un povero, anche a un malato, è quella di dargli qualcosa, ed è giusto perché bisogna dare, no? Ma anche dare questa dimensione dell'ascolto, quindi questa relazione che stiamo riscoprendo per la sofferenza che abbiamo avuto in questi 2 anni di un distanziamento, di una lontananza, e la sofferenza che tanti malati di Covid, e non solo malati di Covid, hanno sperimentato e stanno sperimentando in questi 2 anni, è terribile, cioè pensare che all'interno di un ospedale, ma anche a casa, non ci si può avvicinare a queste persone. È terribile, da una parte ci rivela una sete di relazione. Abbiamo bisogno, nel momento della malattia, di qualcuno che ci sta accanto, ma che sappia anche stare accanto, no? Senza la pretesa di avere di dare il significato a una sofferenza che a volte, anzi, la maggior parte delle volte non ha un senso, perché quando ti capita una malattia non c'è un senso da dare, no? Però c'è da dare questa vicinanza, questo approccio, questa attenzione. E il Papa parla ancora di come la misericordia ha portato la Chiesa nell'arco dei secoli a aprire innumerevoli locande del buon samaritano, nelle quali potessero essere accolti e curati malati di ogni genere. E ancora, verso la fine, dice questo che è molto vero, no? Come noi siamo invitati a curare anche la dimensione spirituale di chi abbiamo davanti. E qualsiasi fede sia, no? Ma l'attenzione al suo spirito più che al suo oltre al suo corpo e alle sue esigenze materiali. Se la peggiore discriminazione, scrive il Papa, di cui soffrono i poveri e i malati sono poveri di salute, è la mancanza di attenzione spirituale, non possiamo tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio,
la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti, la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. E poi un invito pressante a tutti, no? La vicinanza agli infermi, un po' come ci accorgiamo appunto che l'opera della Caritas parrocchiale non è esclusiva, ma la Caritas deve animare tutta la parrocchia ad avere questa attenzione ai poveri, così anche con gli infermi sapere che tutti sono coinvolti, non solo i ministri della comunione che fanno un prezioso servizio portando l'Eucaristia a casa di alcuni malati. E quanti malati e quante persone anziane vivono a casa e aspettano una visita. Ecco, allora vi lascio proprio con questi due verbi, ascoltare e visitare. E anche con questa richiesta di aiuto e questa offerta d'aiuto, perché questo momento, come già stiamo sperimentando ormai da qualche tempo, possa essere veramente un'attenzione permanente, no? Il nostro cammino, carità e salute, sempre più insieme, sempre più uniti, per il bene di questa nostra città e della nostra Chiesa, di tante persone che attendono il nostro aiuto, ma che anche ci arricchiscono con tante testimonianze di vita, di offerta, di sacrificio. Quindi grazie, grazie a tutti e a presto. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a te, Don Paolo. Devo dire, migliore chiusura non poteva esserci, perché ci hai veramente ristimolato e hai, diciamo, inquadrato tutto quello che abbiamo detto durante queste due ore, l'hai riposizionato in termini valoriali e anche molto, diciamo, ci hanno molto motivato, almeno personalmente mi hanno molto motivato su questo tema dell'ascolto, del visitare, del condividere, del discernimento, e cuniamo quello che è stato detto all'inizio e alla fine. Quindi veramente grazie, grazie di cuore, e così come ringrazio tutti, il tempo era quello, ecco, siamo diciamo in tempo perfetto, come ci eravamo detti, ringrazio tutti voi con l'impegno, adesso poi ne parleremo anche con Don Carlo per vedere come andare avanti, ecco, come proseguire. C'è la disponibilità sia da parte Caritas sia da parte della Pastorale della Salute, se si vogliono fare dei percorsi ad hoc, specifici, formativi all'interno delle vostre comunità, possiamo pensarli, anche se in questo momento chiaramente è un po' più complicato, però sicuramente c'è questa disponibilità. Quindi io direi, se non ci stanno delle indicazioni particolari da parte degli organizzatori, chiuderei qui l'incontro con l'impegno che avrete, vi manderemo, comunque tanto ci abbiamo i vostri indirizzi, anche per ricordarvi i link dove troverete tutto il materiale di oggi, e quindi con l'auspicio di rivederci fra qualche mese, magari in presenza. Bene? Allora possiamo riattivare l'audio, così almeno ci salutiamo, sentiamo la voce. Ecco. Grazie ancora a tutti per la presenza e per l'ascolto. Grazie. 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 Arrivederci a tutti. Grazie.